Buongiorno a tutti, ben ritrovati per la diretta di oggi. È ormai qualche settimana che ci vediamo per fare quattro chiacchiere al martedì, però non ricordo se mi sono già presentata e se sapete esattamente a che titolo sono qui a parlarvi tutte le settimane. Io sono Simona Trovati e, come molti di voi ormai sanno, sono coordinatrice degli eventi in associazione, ma prima di questo sono presidente dell'associazione stessa. Questo ruolo mi è, tra virgolette, ricaduto addosso all'inizio del 2020 a causa di alcuni eventi particolari dell'associazione. Le restrizioni Covid hanno fatto il resto, rendendo la situazione per il mondo associativo in generale molto complessa, sicché la scelta di tenere aperto e proseguire nelle attività di ABC è stata una scelta delicata e a lungo ponderata. Comunque, eccoci qui oggi. Sono innanzitutto psicologa. Sono un'insegnante di metodo Feldenkrais e sono counselor relazionale. La mia formazione ben rappresenta il mio interesse e la mia personale ricerca nel campo professionale. Infatti, spesso quando mi presento al pubblico dico che la mia mission è la pace nel mondo. Chiaramente questa è una cosa un po' ironica che richiama Miss Italia, no? Che saluta dal palco. Eppure tutti siamo alla ricerca della pace nel nostro mondo. Il nostro mondo è innanzitutto quello composto dalle persone che frequentiamo, ma è anche il nostro mondo interno. Infatti, attraverso tutte le attività che svolgo, miro ad accompagnare all'autonomia e alla consapevolezza l'individuo, ma soprattutto aiutarlo ad avere relazioni più belle e autentiche con le altre persone. In particolare, in associazione, le attività che propongo a questo scopo sono le lezioni di metodo Feldenkrais, che è sì una tecnica posturale, che però lavora sulla consapevolezza del movimento. Quindi possono fruirne coloro che soffrono di mal di schiena, per esempio, ma anche coloro che vogliono migliorare un gesto, per esempio professionisti del movimento, faccio per dire uno sportivo, un danzatore. Allo stesso tempo, però, questo ha delle potenti ricadute sull'organizzazione del pensiero, proprio perché mente e corpo sono connesse. Un'altra attività che propongo in associazione sono le camminate meditative, quelle nei parchi cittadini. Lo scopo è quello di accompagnare le persone a vivere la natura in un modo differente, anche in città. Proprio per usare gli stimoli sensoriali che arrivano dalla natura per diventare più bravi nel cogliere la bellezza dentro e fuori di noi. Un'altra attività è l'aperitivo introspettivo. Non ci si vede per bere, ma per chiacchierare. È un incontro di gruppo in orario post-lavorativo, ci troviamo una volta al mese per fare delle chiacchiere che vogliono dare l'opportunità alle persone di parlare e confrontarsi attraverso domande diverse dal solito. Tutte le attività che propongo in associazione vogliono proprio dare strumenti per connettersi con se stessi e con gli altri. Però per connettersi con se stessi e con gli altri ci vuole tempo e in un certo senso anche fatica, perché si tratta comunque di imparare una cosa nuova. Le attività di gruppo fatte in gruppo invece sono un'opportunità per rendere questo processo più divertente, perché si sa che insieme è più bello. Oggi però voglio illustrarvi un progetto speciale che è partito proprio in questi giorni in forma praticamente ufficiale. Si chiama Un passo alla volta. Il progetto consiste nel portare innanzitutto le persone in giro per il quartiere a conoscere la storia e la bellezza del luogo in cui vivono, una periferia di Milano. Voi sapete che il centro di Milano di storia ne ha tanta, ma la periferia resta sempre un luogo moderno, forse funzionale, ma privo di storia. Invece scoprirete con noi che non è così. Per rendere più bella questa cosa, ci siamo messi insieme all'associazione nostra vicina di casa, Teatro dei Lupi, di cui parleremo tra qualche giorno. Collaboreranno con noi per rendere più bella la visita guidata, aggiungendo le capacità dell'intrattenimento teatrale che darà più spessore a quello che vedrete e soprattutto più leggerezza. Però lo scopo principale del progetto non è semplicemente dare delle nozioni storiche, ma è quello di aiutare le persone a sentirsi di nuovo parte di una comunità. La comunità è storia, la comunità è valori, ma innanzitutto è rivolgersi la parola e riconoscersi. Per questo motivo ho deciso di attivare uno strumento nuovo per aiutare le persone a conoscersi tra loro. Abbiamo creato come associazione ABC un gruppo Telegram per tutti coloro a cui piace fare passeggiate e che vogliono trovare anche nuovi amici.
Saprete che Facebook e tanti altri social sono pieni di gruppi così, proprio per fare passeggiate insieme vicino a casa, eh? Magari molti di voi ne fanno anche parte. Che differenza c'è allora con la proposta di cui vi sto parlando? L'intenzione è quella di aiutare i soci di ABC e i loro amici a ritrovarsi con più facilità. Magari hai già visto quella persona, una delle attività dell'associazione, oppure dal panettiere, oppure per strada. Attraverso questo gruppo la volontà è quella di favorire connessioni reali che creino piccole avventure, il modo migliore per creare nuove conoscenze e nuove amicizie. Il compito dell'associazione sarà quello di moderare il gruppo affinché sia unicamente un gruppo tecnico e organizzativo. Tutto il resto verrà invece affidato alle chiacchiere in diretta o in presenza, come amiamo dire ormai da qualche anno in qua. Penso a questo punto di averti almeno un po' incuriosito. Perciò, come dire, per gli approfondimenti vi lascio i link proprio sotto nei commenti, come al solito, in modo che voi possiate leggere meglio di cosa consiste questo progetto. Per qualunque tipo di domanda potete sempre scriverci un'email. Invece, se volete conoscerci di persona, vi ricordo ancora una volta che questo sabato pomeriggio si terrà l'Open Day di ABC, con tantissime prove pratiche e la presentazione di tutti i progetti, alcuni dei quali vi ho già citato, e sarà un'ottima opportunità per l'appunto per fare delle chiacchiere dal vivo. Io vi ringrazio come al solito per aver ascoltato questa diretta di Facebook e vi saluto tutti. Ciao, buona giornata.